Presidente, arriva la Pasqua, qual è il suo augurio per i marchigiani? Beh, sicuramente in questo periodo complesso, ma devo dire che in questi 3 anni non c'è stato mai un periodo particolarmente tranquillo, è quello della serenità. Credo che avere uno spazio di serenità con le proprie famiglie, con i propri affetti, con la propria, diciamo, con la propria comunità è l'elemento più bello e l'auspicio più bello, perché quando c'è la serenità e la salute poi si può affrontare tutto. In questi anni abbiamo vissuto festività condizionate dalla libertà. Ricordo i primi anni con la pandemia, poi il dramma del Misa, del Nevola e dell'alluvione del 15 settembre, poi le guerre, le problematiche anche economiche che comportano sicuramente difficoltà nei confronti delle famiglie, delle fasce più deboli. Ecco, in questo senso mi permetto di dire che la serenità, la tranquillità e la salute sono sicuramente i 3 elementi, soprattutto nelle festività natalizie e pasquali, che penso possa essere il maggiore e più bello auspicio per tutti. Quindi possiamo dire di essere usciti da questo momento difficile? Possiamo dire che sicuramente purtroppo il contesto internazionale è un contesto difficile e molto preoccupante, però al di là del contesto internazionale mi permetto di dire che la ricostruzione post-sisma vedo che ha preso un verso importante, con numeri che denotano anche una ricostruzione privata che sta accelerando. Così mi ha fatto molto piacere vedere che la struttura commissariale per l'alluvione è riuscita a derogare anche le somme per le famiglie e le imprese, non i 5, i 20 mila euro, ma le somme aggiuntive per chi aveva subito i danni più importanti. Questo mi ha fatto molto piacere, perché so le difficoltà che tanti stavano attraversando, perché ci chiamavano e ce le raccontavano, quindi vedo che questo contributo che finalmente è arrivato è stato sicuramente un sospiro di sollievo per tanti che hanno sofferto in questo anno e mezzo.